Vi presentiamo, o meglio, la cooperativa vi presenta quello che è un progetto che nasce da lontano, non è stato redatto l'anno scorso, ha una storia che poi appunto vi racconteranno e che, come anche altri progetti relativi a ambiti strategici di questa circoscrizione, io le chiamo ancora circoscrizioni, non me ne voglia nessuno, ha avanzato da parte dei proponenti una richiesta di parere preliminare all'ufficio urbanistica, parere preliminare che è una delle modalità che la legge consente affinché dei proponenti di interventi urbanistici ed edilizi possano confrontarsi con l'amministrazione pubblica per eventualmente valutare la possibilità che l'intervento che vanno a proporre sia legittimo rispetto allo strumento principe urbanistico che è il documento, che è il piano di governo del territorio, e soprattutto perché attraverso quel parere si mette al vaglio anche di tutti i settori coinvolti, e lo abbiamo fatto in questo caso per quanto riguarda questo intervento, il progetto per avere appunto un parere condiviso a 360 gradi. I proponenti hanno avanzato a fine novembre, a metà novembre, la richiesta di parere preliminare, che è bene precisare non è vincolante. Non significa che loro adesso sono obbligati a effettuare l'intervento, devono però tener conto che per effettuare l'intervento quello che è stato avanzato nel parere preliminare come prescrizioni deve essere preso in considerazione e attuato, ma loro possono anche soprassedere qualora non fossero più interessati, ma il parere preliminare appunto serve per cercare di tracciare una strada per gli interventi in oggetto. Il 28 di novembre è stato poi il 28 di novembre sì, è stato poi promulgato il parere, che è un parere favorevole con quattro condizioni particolari che poi esamineremo. Abbiamo fatto un incontro con i referenti dell'assemblea di zona per illustrare loro il progetto e il parere, e in quella sera abbiamo deciso e convenuto di fare questo incontro. In questo incontro la volontà dell'amministrazione e dei proponenti del progetto è di ascoltare e recepire tutte le osservazioni e i suggerimenti che possono nascere dal basso, che possono arrivare dal quartiere, dalla circoscrizione, per poi trasferirli in quello che dovrà essere poi il progetto definitivo che gli stessi dovranno presentare all'amministrazione comunale. Questo percorso è stato adottato nel corso degli ultimi tre mesi anche su altre situazioni strategiche per la città, e una anche in particolare per la circoscrizione. È stato fatto lo stesso per quanto riguarda la richiesta di realizzazione di un parcheggio presso il Collegio Gaglio, è stato fatto lo stesso per la riqualificazione dell'area ex scalo merci attigua alla stazione San Giovanni, ed è stato fatto lo stesso nel mese di dicembre anche per l'area, per il comparto, perché non è un'area, Albarelli-Lecler. Nel caso del Gaglio è stata richiesta un'integrazione perché era carente soprattutto dal punto di vista viabilistico, sono stati consegnati gli elaborati e gli uffici sono al lavoro per redigere il parere. Per quanto riguarda invece gli altri due interventi, si pensa che nei prossimi 10 giorni per l'ex scalo merci e per il comparto Lecler e Albarelli il parere verrà rassegnato. Qualora, perché questa è stata la volontà, dovesse esserci un parere favorevole per quanto riguarda l'area ex Lecler e Alvarelli, l'obiettivo è di fare quello che abbiamo fatto questa sera per Montolimpino e per l'Achibro, con l'attenzione e il focus specifico sul progetto Lecler e Alvarelli. Io per ora ho dato un attimo la fotografia di quella che è, di quello che è il procedimento in atto, lascerei la parola ai professionisti della cooperativa, con i quali tra l'altro ci sono in essere anche altri importanti interventi sulla città. Ne cito uno, sono coloro che stanno egregiamente recuperando il panificio Castelli, che magari molti di voi conoscono, tra Valmulini e via Napoleona, e con i quali c'è un dialogo su tutte le pratiche urbanistiche ed edilizie che hanno aperto. Poi al termine ovviamente ascolteremo e se doveste avere anche altre domande che non riguardano ovviamente le mie deleghe, non mi sottrarrò, ma le trasferirò al concordato, all'assessore competente, per poi far avere le risposte ovviamente all'assemblea di zona.